Chekhov, una natura enigmatica. Personaggi, uomo, la donna. Scena. La scena è vuota e buia. Al centro uno scompartimento ferroviario. Entra un uomo, vestito piuttosto modestamente, ma dall'aspetto e dal portamento testimonianti una costante ricerca di decoro e di dignità. Pur non essendo decisamente ubriaco, bisogna ammettere che i fumi dell'alcol gli han già dato un poco alla testa, e il nostro ondeggia leggermente. Dire che sono ubriaco non sarebbe giusto. Ma dire che non ho bevuto sarebbe ancora meno giusto. Ho bevuto coscienziosamente. Prova ne sia che sto ritornando tranquillamente a casa senza l'appoggio di nessuno, come un onesto nottambulo. Cammino e medito sull'uomo e sul suo destino. Forse questa è la dimostrazione che sono brillo? Può darsi. Altro interrogativo che resterà senza risposta. Ma gli interrogativi senza risposta sono il tesoro dell'uomo. L'uomo. Penso al Padre Eterno. La prima volta quando vide questo strano animale muoversi, fare i primi passi, metter fuori i primi suoni. Il primo uomo, questo neonato adulto. Il re dell'universo. E per mostrargli il suo compiacimento, l'Eterno Padre gli fece un regalo unico, eccezionale, la parola. La parola che rilega ogni cosa e che governa il mondo. State attenti e vedrete. Vedrete come sono belli gli uomini, come sono grandi. Prima però, bisogna che presenti la femmina dell'uomo. Noi diciamo la donna. E questa parola donna è così piena di fascino, di grazia, di dolcezza, che solo a pronunciarla, ecco, mi vengono le lacrime agli occhi. Donna. Un uomo. Che cosa meravigliosa! Per una donna incontrare un uomo e scoprire il mondo. Cos'ero io prima di incontrare un uomo? Una signorina, dicevano, graziosa, che sapeva cucire, cucinare, ballare. Andavo a sedermi su una panchina, al sole, in giardino, prendevo il tè e guardavo ondeggiare i rami delle acacie cariche di fiori, fremere le argentee foglie dei pioppi. E la mia anima era come quella degli alberi, piena di profumi e di sussurri, di fremiti leggeri. Che dolcezza, che soavità. E tutto si faceva e si disfaceva come le nuvole, lievemente. Poi, un giorno, apparve lui. Mai notato come il treno favorisca ed acceleri le relazioni, invitando alla confidenza. Lo scompartimento ferroviario è la cornice ideale per un'avventura. Il fumo non mi dà fastidio, signore. E poi lo scompartimento è per fumatori. Ragione di più, cara signora. Visto che siamo col diritto, ragione di più per raddoppiare in cortesia. Piotr Sobolev, funzionario delle finanze. Anna Igui Tarakan. Ma fumi, la prego. Non mi obblighi a chiederle un sigaro per sentirsi a suo agio. Cedo. Iguri Tarakan, l'industriale? Sì. No, Lei ne sarà naturalmente la figlia? la moglie. Credevo. Insomma, mi sembrava che fosse piuttosto su con gli anni. Infatti, Ah. so cosa sta pensando. Un'altra che si è venduta a un vecchio ricco. Oh no, signora. Io mi vieto di pensare alcunché. Perché? Se è la verità, la pura verità. Sì. Mi sono venduta. Lei è alla presenza di una prostituta legale. Comunque, niente mi proibisce di supporre
I sentimenti, forse anche profondi, e come dire... Niente le proibisce di supporre, ma lei non suppone. E d'altronde non nego l'evidenza. Io non ho mai amato mio marito. L'ho sposato unicamente per i suoi soldi. Mi permetta almeno, signora, di dirle quanto mi senta onorato della confidenza così spontanea e lusingato di essere fatto partecipe di un tale segreto. Non è un segreto per nessuno. È la favola della città. Vero che lei è il primo a cui ne parlo personalmente. Anche se non fosse esattamente vero, la ringrazio di questa, come dire, prova di fiducia. E così lei è al corrente dell'essenziale. Visto che l'essenziale mi dà modo di compiacermi, apprendendo che ella è padrone di una simile ricchezza e mi offre l'occasione di complimentarmi con lei. Viva l'essenziale! E lei non si chiede come, perché io abbia venduto la mia giovinezza, la mia libertà a un uomo che potrebbe essere mio nonno? Sensibile alla sua giovinezza, ammiratore della sua bellezza, mi proibisco di formulare domanda qualsivoglia, sia mentalmente che oralmente. Le dirò tutto, come al mio confessore. Dica solo ciò che giudica sia bene dire. Mio padre era un piccolo impiegato statale. Impiegato piccolo, ma bevitore grande. Quando morì, lasciò pressoché in miseria mia madre, un mio giovane fratello e me. Le risparmio le prove cui fummo sottoposti. Solo sappia che io le affrontai con coraggio, e se non si fosse trattato che di me, mai e poi mai sarei arrivata tanto. Ma mia madre si ammalò. Il mio giovane fratello manifestava tali disposizioni allo studio che sarebbe stato criminale non cercare di aiutarli. Anche a costo di un tale sacrificio. Anche a costo di un tale sacrificio. Non è a lei che bacio la mano, signora. Mi inchino dinanzi alla sofferenza umana. Grazie. Voglio sperare che il suo sacrificio non sia stato vano, che sua madre... Morta! L'età. Finiremo tutti. Così. Ma almeno avrà avuto la soddisfazione, la gioia di vedere suo fratello, per così dire, a cavallo, avviato a una sicura carriera. Morto. Ah. Caduto da cavallo. Oh, questi cavalli, che fatalità. Eschilo, Sofocle. No, Ivan. Ah, Ivan. Povero Ivan, falciato nel fiore degli anni, vittima di un destino crudele. Ma no, è lei la vittima, lei che ha tutto donato e che tutto ha perduto. Oh, grazie, grazie. Non troverò mai le parole. Ai! Oh, la spilla! Si è fatto male? No, non è niente. Cos'è mai una modesta trafittura se raffrontata alla di lei sofferenza? Che magnifico gioiello! Sì, mi coccola molto. Misera Mercede! Ma io penso, cara signora, lungi da me l'intenzione di attirare un nuovo dramma sulla sua incantevole testolina, già tanto crudelmente provata. Ah, penso, dicevo, che siamo tutti mortali, e se una certa logica vorrà infine trionfare... È quello che mi dicevo io. Ma sì, il suo calvario non potrà durare a lungo. E poi ricca, giovane, bella, intelligente, nobile, spiritosa, finalmente vedova, ella potrà rifarsi una vita, un uomo che l'amerà, e saprà farla felice... Felice d'una felicità pagata a caro prezzo, che io di tutto cuore le auspico. Buio. L'uomo dal profondo compasso spedito attraversa diagonalmente la scena. In senso inverso arriva la signora. Ombrellino aperto, passo spedito e leggero. Si incrociano quasi senza notarsi, ma lo sguardo furtivo che si sono scambiati scatta subito dopo, ed essi si girano simultaneamente. Ma noi ci conosciamo. Oh, lei? Che strano incontro. Il destino si diverte talvolta a incrociare le strade. Ma a proposito, sarebbe per caso vera
La ferale notizia che mi giunse, suo marito l'avrebbe davvero lasciata verso un mondo migliore. Sì, è morto. Finalmente vedova, dunque. Permetta i miei rallegramenti. Scusi, volevo dire, permetta che io prenda viva parte al suo dolore. Sono così sfortunata. Ah, capisco. Certo non poteva essere altrimenti con un nobile cuore come il suo. Quell'uomo che sulle prime faceva forse orrore, via via ella imparò a considerarlo, ad apprezzarlo, a stimarlo, forse anche ad amarlo. Ed ecco che brutalmente. Perché mentire? Attendevo con ansia la liberazione. Fervidamente speravo di incontrare un giorno un uomo. Quest'uomo esiste. Ora so che esiste. Ma allora, perché quel viso triste, quell'aria rassegnata? Se la felicità le si offre, bisogna afferrarla, signora, afferrarla al volo. Felicità impossibile. Perché sognare? Ah, sono sempre stata sfortunata. Come? Anche ora che la fortuna sembra venirle incontro? Ma insomma, signora, che le è capitato ancora? Un altro vecchio ricco! Boia!